Milano, i vice premier affilano le armi in vista del momento decisivo della scrittura della prossima legge di bilancio. Matteo Salvini rilancia la flat tax per le partite IVA e Luigi Di Maio il reddito di cittadinanza. Il mio obiettivo è che le partite IVA, quelle piccole, quelle che fatturano 65, 70, 80 mila euro, già dal prossimo anno paghino il 15% di tasse e non di più, dice il leader leghista a Domenica Live. La prima misura, insieme alle infrastrutture, è sicuramente il reddito di cittadinanza, il pensiero del ministro del lavoro e dello sviluppo Danola, non significa dare i soldi alle persone per stare sul divano. Come in un balletto coordinato di dichiarazioni, i due vice premier dopo gli annunci programmatici si scambiano puntualizzazioni. Di Maio a Salvini, sono d'accordo ad abbassare le tasse, chi è che non è d'accordo? La condizione che abbiamo posto la Lega è che la flat tax non aiuti i ricchi, ma la classe media e le persone più disagiate che pagano le tasse da una vita. E viceversa, il reddito cittadinanza nel contratto c'è ed è giusto che ci sia perché è un cavallo di battaglia dei 5 Stelle. In Italia c'è gente che ne ha bisogno, ma è importante che non sia un reddito fatto per stare a casa e guardare la televisione. Di una cosa è certo il ministro dell'Interno. Con il premier Conte e con il ministro Di Maio mi messaggio tutti i giorni, sono persone ragionevoli con le quali andremo avanti 5 anni per cambiare il paese. Non litighiamo né sui ponti, né sulle poltrone. Che tra le parti ci sia bisogno di mediazione è però un segnale che arriva anche dal giudizio che Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali e uomo della Lega per la prossima presidenza INPS, ha dato di alcune misure, in particolare le pensioni di cittadinanza del M5S alle quali chiude seccamente la porta. Spacchiamo il sistema, dice Brambilla sulla possibilità di portare da gennaio le pensioni minime a 780 euro annunciata dal viceministro 5 Stelle all'economia, Laura Castelli. Brambilla, che già in passato aveva detto il suo no al prelievo sulle cosiddette pensioni d'oro, questa volta dal palco delle giornate.